Buongiorno a tutti, buon martedì 21 aprile, benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Abbiamo visto la messa di Papa Francesco da Santa Marta, come ogni mattina. Ora andiamo a vedere la rassegna stampa, cominciando dai titoli principali, i titoli delle prime pagine dei quotidiani in edicola. Allora, il piccolo, cominciamo sempre dal nostro quotidiano locale. A Trieste la strage non si ferma, questo è il titolo principale d'apertura, morte in 24 ore altre 9 persone. Ieri in Friuli Venezia Giulia in totale 13 decessi, forte calo però dei nuovi positivi. Resta irrisolto il nodo sanitario delle infezioni nelle case di riposo. Focolaio pure in Casa Serena a Grado. Finito l'allestimento del 13° piano di Cattinara, sgombero scongiurato a ortopedia. Questa è la situazione in città. Poi in centro pagina la foto Fincantieri al lavoro, mandiamo avanti il paese. Riaperto lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone con circa 700 operai distribuiti su due turni. Il primo giorno di lavoro dopo lo stop causato da Covid-19 trascorre con qualche preoccupazione, ma un notevole orgoglio e spirito di gruppo. Ancora, è l'occasione di cambiare la nostra rotta, l'appello, esistono appunto, vediamo qui Filippo Giorgi, Alessandro Massi Pavan e Maurizio Fermeglia che scrivono appunto questo appello, esistono al mondo prima e un mondo dopo la crisi pandemica del coronavirus. Per le nostre generazioni che non hanno vissuto la guerra in prima persona, questa crisi è un punto di svolta senza precedenti. Poi c'è l'intervento di Mauro Giacca, afroamericani più esposti all'infezione, ai tanti enigmi di questa malattia causata dal coronavirus, se ne sono aggiunti di recente altri due. Ancora, consegna a domicilio si popola Trieste Express, il sito del comune a sostegno di ristoranti e negozi. Sempre sul piccolo, ripartenza differenziata, scontro governo-regioni, il nord spinge, Conte cerca di mediare. Ancora, chiude da domani, la notizia che non ha a che fare con il coronavirus, chiude da domani via Canal Piccolo. Per 20 giorni traffico deviato per lavori urgenti in centro. Andiamo a vedere le altre testate. Allora, il Messaggero Veneto, gli ostacoli ai prestiti, il nodo delle garanzie bancarie. Il Messaggero anche questa mattina punta molto sulla ripresa economica e sulle difficoltà anche burocratiche, se vogliamo, comunque per quanto riguarda appunto le banche, l'atteggiamento delle banche. Allora, le categorie dicono: o arrivano i soldi o sarà la disfatta. Andremo a vedere poi nelle pagine interne. Ancora economia, ma in particolare agricoltura, siccità, le irrigazioni partono in anticipo e i costi crescono. Poi lo sport, l'Udinese e altri 7 club, no alla ripartenza della A. Vediamo alcune foto in centro pagina, rientro in fabbrica al tempo del virus. Fincantieri a Monfalcone, Fantoni a Osoppo, ABS a Pozzuolo, l'industria del Friuli Venezia Giulia ha ripreso a camminare dopo lo stop imposto dall'emergenza coronavirus. Ancora si fa il conto delle vittime del coronavirus, casa di riposo di Tolmezzo, tutti i tamponi sono negativi, fortunatamente resta il giallo però dell'infezione. E invece poi qua troviamo la notizia, era originario di Resia, ex carabiniere di 84 anni, nuova vittima del Covid-19. Allora, andiamo a vedere ancora il Corriere della Sera, eccolo qui in apertura, meno malati la prima volta. Questa è la notizia che a livello nazionale occupa gran parte delle prime pagine dei quotidiani. La previsione è zero infezioni da oggi in due regioni, solo a fine giugno in Lombardia. Nessun obbligo di installare l'app. Dopo il 4 maggio caleranno i divieti di spostamento, ma regole severe per le aziende. Per la prima volta dall'inizio della pandemia cala il numero dei malati e meno posti occupati nelle terapie intensive. Dal 4 maggio più facile spostarsi. Per chiarezza della nostra regione le previsioni di zero contagi sono al 19 maggio. Ora serve un
un paese più unito, è il commento di Antonio Polito sul Corriere, poi ancora gli esperti sono sempre tutti maschi, invece la domanda che si pone Barbara Stefanelli, sempre sul Corriere, l'antico spirito italiano di cui essere orgogliosi, l'articolo di Aldo Cazzullo per quanto riguarda venerdì il tricolore, ogni occasione importante ci conferma che noi italiani siamo più legati all'Italia di quanto pensiamo, c'è un'appartenenza espressa nei giorni scorsi nelle forme popolari degli applausi, dei canti dai balconi che tranne qualche chiassoso esibizionismo hanno manifestato uno spirito di resistenza e comunità. E poi la ricerca e i dubbi, se i bambini non sono poi così contagiosi. Macron il 12 marzo annunciava la misura che faceva entrare la Francia in quarantena, scuole chiuse perché i bambini contagiano più di altri. Uno studio spiega ora che non è così e dalla scuola Macron riparte per allentare il blocco. Dall'11 maggio, divisi per regioni e classi, si torna a scuola. E anche in altri paesi, lo vedremo poi su altri giornali, si ricomincia anche a scuola. Per 15.000 euro di credito ci vogliono 19 documenti e qui il tasto dolente della burocrazia e lo Stato, il labirinto della burocrazia è il sottotitolo. Mentre si mettono a punto a fatica calendari e modalità della già mitica fase 2, come si dipanano i rapporti tra imprese e banche, la domanda è cruciale in un momento in cui le piccole aziende di servizi e manifattura hanno dovuto chiudere, le serrande hanno disperato bisogno di liquidità. Crollo storico del petrolio, quotazioni in negativo, ancora sempre sulla prima pagina del Corriere. E poi il caffè di Massimo Gramellini titola Scienza ritegno. Gli scienziati dovrebbero studiare i bizzarri effetti che la pandemia ha prodotto sulla psiche di certi loro colleghi. Questo l'incipit interessante del caffè. Allora andiamo a vedere Repubblica. L'Italia che guarisce. Questo è il titolo che ricalca un po' quello del Corriere, ma più d'effetto. Diciamo Conte frena la Lombardia, però il 4 maggio riaperture parziali, il 18 i negozi. Per la prima volta dopo 2 mesi calano i malati, ma resta l'emergenza a Milano. Sull'app i dubbi di Google e Apple. Timmermans dell'Unione Europea, dite sì al MES, si rivolge agli italiani, serve ai vostri medici eroi. Questi appunto i titoli, poi c'è un'intervista al paziente 1, Mattia Maestri, lo vediamo qui fotografato. Credevo di essere morto, mi ha salvato mia figlia, sono ancora debole, dice, spesso devo mettermi a letto, in ospedale ho scoperto cos'è la generosità. Poi ancora l'analisi, 3 paesi da unire in uno solo, l'analisi di Massimo Giannini su Repubblica, ancora effetto virus, giorno storico, il petrolio va sotto zero per quanto riguarda appunto l'economia e poi l'attacco a Repubblica, le minacce e il vuoto intorno, il commento di Francesco Merlo. Poi basta con Bella Ciao, così i neofascisti vogliono cancellare il 25 aprile. Allora, andiamo a vedere anche le previsioni del tempo, le previsioni del tempo con il sito dell'OSMER ARPA regionale. Allora, la situazione generale, una depressione interessa l'Italia e tende a muoversi verso sud. Sulla nostra regione, oggi in quota tenderà ad affluire aria più secca, mentre nei bassi strati rinforzeranno le correnti di bora, specie sull'Alto Adriatico. Oggi quindi dalle 7, oggi martedì 21 aprile, l'aggiornamento cielo in genere variabile per velature anche spesse ad alta quota. Soffierà bora da moderata a sostenuta in pianura, forte sulla costa, specie a Trieste, dove le raffiche saranno sui 110 km orari. Vento da nord-est sostenuto anche in quota. Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 22, cielo sereno, poco nuvoloso, con bora in genere moderata, più sostenuta sulla costa. Questa è la tendenza, appunto, per la giornata di domani. Allora, torniamo sul piccolo, andiamo a vedere proprio la situazione regionale e in particolare nella nostra zona, nella nostra città.
altri 13 morti, 9 a Trieste. Per i contagi azzerati l'ipotesi del 19 maggio. In regione altri 30 positivi, totale di 2.775 da inizio epidemia. Sono 1.346 guariti. L'Osservatorio Nazionale sulla Salute prevede ulteriori 28 giorni con nuovi infetti. Quindi mancano 28 giorni all'azzeramento dei contagi in Friuli Venezia Giulia, secondo appunto questa previsione, in cui il trend si mantiene al ribasso, ma che ha dovuto ieri riscontrare altre 13 vittime con test positivo al coronavirus. Secondo l'Osservatorio Nazionale della Salute delle Regioni Italiane, il nostro territorio sarà libero da nuove infezioni giornaliere il 19 maggio, a metà strada nella tempistica del coronavirus che si spera messo all'angolo dal lockdown. Una previsione che tiene conto dei provvedimenti restrittivi introdotti dai DPCM governativi, quella dell'osservatorio diretto da Walter Ricciardi e che va naturalmente maneggiata con cautela, ma avverte il direttore scientifico Alessandro Solipaca, in questo momento è quanto mai necessario fornire una valutazione sulla gradualità e l'evoluzione dei contagi al fine di dare il supporto necessario alle importanti scelte politiche dei prossimi giorni. Come il Covid-19 si è diffuso con intensità differente da un'area all'altra del paese, così ci dobbiamo aspettare la discesa delle curve verso lo zero, chi ci arriverà prima, chi dopo. Secondo l'indagine ce la faranno ad aprile in 5, Basilicata e Umbria, davanti a tutti oggi, quindi poi seguiranno Molise, Sardegna e Sicilia. Prima del Friuli Venezia Giulia dovrebbero poi esserci a maggio tante altre regioni, Calabria, Abruzzo, Puglia, Campania, Lazio, regioni del centro-sud, ma anche Valle d'Aosta, Liguria, provincia di Trento. In Lombardia invece non è lecito attendersi l'azzeramento dei nuovi casi prima del 28 giugno, queste le stime appunto. Andiamo a vedere però la situazione nella nostra città, dunque andasse davvero come dice l'osservatorio, il Friuli Venezia Giulia avrebbe vissuto 80 giorni filati, una decina in meno della parabola di Wuhan, dove tutto è partito con almeno un cittadino positivo al test dopo il primo caso di sabato 29 febbraio, l'inizio dell'emergenza. Ieri è stato il 52esimo di questi giorni, due terzi del faticoso cammino, ma appunto parliamo sempre di previsioni. Allora, tassa di soggiorno da utilizzare per superare la crisi, riprendono in settimana le sedute delle commissioni del Consiglio regionale che sempre in modalità telematica si dedicheranno all'esame di documenti europei, misure tecnico-contabili e di sviluppo imprenditoriale per contrastare la crisi del Covid-19, quindi da domani la prima a riunirsi sarà, oggi alle 11 la conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari del comitato di controllo, questa è la prima riunione appunto prevista in settimana. L'Odissea con Happy End di Terpin, dopo 50 giorni d'attesa ai Caraibi, l'avvocato e manager triestino è riuscito a rientrare da Santo Domingo con un ritardo di quasi 2 mesi rispetto al rimpatrio previsto all'inizio. Giovedì il viaggio di ritorno era saltato perché il governo aveva imposto 1 metro di distanza tra i passeggeri. Vediamo l'allarme all'ospedale triestino di Cattinara, tutti negativi i test dei sanitari. Questa è una buona notizia, evitata quindi la chiusura a ortopedia. Medici e infermieri dovranno però sottoporsi di nuovo ai tamponi per escludere definitivamente la contaminazione del reparto, completati i lavori al 13° piano. Questa è la situazione nel nostro ospedale di Cattinara. Ancora pronte 56.000 mascherine da distribuire nel capoluogo, quindi nella nostra città. Questa è la nuova tranche, carico già partito da Palmanova, la prossima settimana ne arriverà un altro. Siram dona 5.600 DPI al comune per le RSA e ad Asugi, quindi per le case di riposo e per l'azienda sanitaria. La regione ancora blinda la nave ospedale e garantisce l'assistenza più efficace. Oggi la scelta definitiva tra le varie opzioni. Riccardi, peseranno le valutazioni tecniche e sanitarie, non la politica. Questa è la decisione appunto e la parola del vicegovernatore Riccardi. Ancora gli albergatori però rilanciano la formula dei Covid hotel, il pressing della categoria. Al fianco dei gestori anche il Dem Cosolino, lo abbiamo sentito ieri.
ieri mattina, tempi lunghi e costi maggiori con l'ipotesi in mare. Allora, ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Vediamo subito, qui siamo sul Corriere della Sera, la notizia principale a livello nazionale. Allora, cara, il numero dei positivi non era mai successo. Gli attualmente malati 20 in meno del giorno prima. La soddisfazione di Borrelli, dato molto importante. Morti e diffusioni aumentano le differenze tra regioni. Quindi, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, la Protezione Civile riferisce di un numero con il segno meno che è molto incoraggiante, quello degli attuali malati, scesi di 20 unità. Gli attualmente positivi sono quindi 108.237, 20 in meno rispetto a domenica. Accade per la prima volta, è un dato molto importante, ha detto il capo del Dipartimento Angelo Borrelli nella prima conferenza stampa e diretta TV, dopo che venerdì scorso aveva annunciato che gli incontri con i giornalisti non sarebbero stati più quotidiani ma bisettimanali. Rivedremo Borrelli giovedì, anche se ogni giorno troveremo gli aggiornamenti sul sito. Buone anche le notizie sui guariti, sono 1822, un po' meno rispetto al giorno prima, quando erano 2128, ma la metà di tutti i guariti sono stati registrati nell'ultimo mese, ha spiegato Borrelli. Sempre in discesa anche il numero dei pazienti ricoverati, sono 24.906, quindi i dati sono incoraggianti. C'è l'intervista al ex docente Cesare Cislaghi, ex docente di economia sanitaria, che dice: non è finita, ora va verificato dove avvengono i nuovi contagi e a che velocità. Quindi per raggiungere il cosiddetto R0, cioè il numero di contagi prodotti da ciascun infetto, che tra 0,8 e 0,9, per una vera decrescita deve arrivare a 0,5. Questi dati secondo i quali appunto si fanno i calcoli. Abbiamo una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, volevo dire una cosa, no? Volevo fare una specie di piccolo appunto, o consiglio. Cioè, praticamente voi avete la facoltà di interloquire con la persona, diciamo in questo caso diciamo il prefetto, no? E portate la domanda. Per esempio, faccio un esempio, quello dei nomi. La sento pianissimo, non so se è possibile Non so, io parlo forte, anzi ho una voce squillante. Ecco, va bene, sì. Allora, dice... volevo dire, no? La gente vi telefona e vi pone delle richieste, non so che dovreste fare voi a vostra volta, con, non so, nel caso del prefetto, no? Mettiamo il caso dei nonni che vogliono andare a tenere i nipoti, no? Sì. E voi fate la domanda e il prefetto dice no, perché per mantenere in salute i nonni deve essere il bambino portato dai nonni. E finisce lì, ma non è così. Cioè bisogna fare, probabilmente siccome il prefetto questo problema non ce l'ha, sicuramente, magari è da spiegargli, fargli capire che se il nonno... Beh, ma quello che dice il prefetto è l'interpretazione delle norme che sono in vigore, non è che il prefetto si inventa a suo piacimento. Prego? Lui non può modificare la cosa, deve sottostare così o può anche lui decidere qualcosa? Lui legge quelle che sono i provvedimenti e dà l'interpretazione, chiarisce eventualmente se ci sono dei dubbi. Sì, ma se a sua volta a Roma chi ha fatto ma si deve rifare alla legge, il problema. No? Non è che può inventarsi, lui è il rappresentante del governo, quindi... è chiaro che spiega quello che magari niente. Non è chiaro, ecco, questo Dico, è il lui senso non delibera niente. Sì? Lui, il prefetto, non decide niente, lui solo applica e basta, diciamo. Pensavo che lui può decidere, ho visto che in diverse città ognuno ha i suoi, cioè fa delle scelte, diciamo, pensavo che potesse fare anche lui, perché è inutile che, torno a ripetere, il discorso dei nonni, è inutile che il nonno deve andare, cioè il bambino deve essere svegliato, portato dai nonni, cioè tutte le varie cose per cura, perché se il bambino rimane a casa sua, dorme fino a non so, le 7, le 8, le 9,
e avanza. Invece il genitore che deve andare a lavorare, devo portarlo dal nonno, cioè, e deve svegliarlo come minimo alle 7, perché se uno comincia a lavorare alle 8, come minimo alle 7 sono Ho prima. capito. Sì, ma Ho sono tutte capito quello queste. che dice, sono, ovviamente ci sono questi casi, me ne rendo conto, ce ne sono anche tanti. Certo, proveremo a chiedere appunto questo caso Cercare di particolare. capire cosa comporta portare un La bambino sento da casa al malissimo nonno purtroppo viceversa. perché Sì, altra c'è un cosa. piccolo problema, perché in studio oggi davvero è impossibile sentire le vostre telefonate Ah anche sì? Mi per scusi il allora. forte vento. No, non è colpa sua, mi dispiace perché è proprio un problema che abbiamo qui in studio e quindi lei ha Ah. una voce bella squillante, anzi non Perché c'è problema. Ecco, scusi, l'altro problema è quello che si sente sempre, è quello dell'accompagnare, non so, una moglie, un figlio a lavorare, cioè senza mai scendere dalla macchina chi accompagna, che danno procura, mentre invece, se la persona magari deve prendere l'autobus, va più incontro, secondo me, ad Chiaro. avere È dei chiaro contagi. che Anzi, io volevo chiedere una cosa. Visto che vedo che Trieste abbiamo più contagiati di Udine, no? Per esempio, non è il caso, perché io ho visto che per esempio Udine ha circa 15 linee di autobus, noi ne abbiamo una cinquantina, mi sembra, più o meno. Ecco, perciò vedete che la maggior parte, cioè a Trieste si gira molto più sugli autobus che a Udine, perché se noi abbiamo 50 linee e loro hanno 15, Capito. vuol dire che abbiamo un movimento maggiore e secondo me l'autobus è uno dei posti più facili dove prendere il contagio. Allora, ritornando a questo discorso, dicevo, se un genitore accompagna il figlio al lavoro, se non scende mai dalla macchina, che problema Chiarissimo. dà? Visto che stesso genitore magari dopo va a fare la spesa, va a prendersi i giornali, va a prendere il pane. Cioè, allora, un momentino, fa ragionare al prefetto queste cose qui, Sì, perché non se è no inutile che che applica la legge, appunto. dove serve? Va bene, ho Mi scusi, capito. se sono andato lì, È sono. chiaro che le parole del prefetto comunque tendono sempre a tutelare le persone, questo cioè, non è che il prefetto ce l'ha con una categoria particolare come possono essere i nonni oppure chi accompagna i figli in auto, è sempre una questione di anche buon senso e di rispetto delle norme per anche evitare certi atteggiamenti che non sono quelli che stava dicendo lei, per carità, non sto dicendo questo, però ci sono stati, no, questi atteggiamenti di voler aggirare in qualche modo i divieti dicendo ma che male faccio quando laddove non sia controllabile una situazione si tende a dire no è vietato perché appunto non è facilmente controllabile quindi questa è la ragione presumo insomma di interpretare così le parole poi del prefetto qui anche alla nostra trasmissione comunque faremo presente eventualmente poi queste due segnalazioni particolari che ricorrono spesso, è vero, nelle vostre telefonate o anche nelle vostre mail. Allora andiamo a vedere ancora alcune richieste appunto via mail, poi c'è anche un'altra telefonata. Dunque c'è credo Luigi, no scusate, qui è. Sì, è Luigi, e dice: Buongiorno, il governo dice che serve manodopera nei campi, ma perché non mandano chi prende il reddito di cittadinanza? Quindi chiede Luigi in sostanza. Poi ancora, Patrizia invece chiede: Buongiorno, abito in via Crispi di fronte al boschetto, chiedevo se posso fare attività motoria nello stesso, gli ingressi al boschetto non sono chiusi. Sì, se rimane nei 500 metri da casa, non ci sono, penso, problemi da questo punto di vista. Poi parliamo di banche, coronavirus e sostegno all'economia, ci scrive invece Piero, perché hanno tanto potere decisionale e da dove deriva? Siamo noi che gli abbiamo concesso tale privilegio dando loro la gestione indiscriminata dei nostri soldi, ma non è stato sempre così. Valutate e meditate sulla figura di Amadeo Giannini. Chi era? È stato il fondatore della Banca d'America. Cosa fece? Diede accesso ai servizi bancari anche alle classi meno abbienti e sostenne la piccola impresa. Creò la banca a misura d'uomo, non un mostro di cui diffidare. Prendiamo esempio per il bene di tutti. Grazie della precisazione e della nota storica a Piero. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Maria Fulvia, mi sente bene? Sì, Maria Fulvia, buongiorno. Buongiorno.
Buongiorno, buona giornata. Buongiorno. Ascolti, io dico questa cosa che non viene da me, che io non mi permetterei mai, dato che non capisco niente di tutta questa confusione che sta succedendo, però stando a casa, parlando con parecchia gente al telefono e ascoltando molto, anche nelle reclame ormai viene fuori questo coronavirus, comunque ascoltando la gente, è opinione oramai generale. Quando dicevano convivere con questa cosa sembrava una cosa assoluta, una cosa da pazzi. Sì. Invece no, bisogna convivere, convivere cambiando assolutamente vita. Allora, siccome le cose della perdita finanziaria, gente che resta senza casa, senza andare a mangiare i figli, eccetera, oramai sì, sta superando i danni del virus. Con tutto il rispetto per i morti e tutto, io certo, ho una figlia medico che vive tutto il giorno in mezzo al virus, infatti, quindi, se non sono io la prima che ha paura. Quindi lo sa bene, infatti. Certamente. Convivere, cosa bisogna? Riaprire tutto quanto, rivivere come prima, con assolutamente dare multe da 1.000 euro, perché guardi, io sono a casa, non mi muovo, però qualche volta la spesa la devo fare, le persone insomma si comportano abbastanza bene. Ieri ero in una fila per una cosa burocratica e anche altre volte per queste cose qui, oppure negli autobus si vedono persone che ne fanno di tutti i colori. Quando io sono andato 1 ora e mezza prima dell'apertura dello sportello, ho fatto la fila per non fare la fila dopo. Poi in realtà su tanta fila siamo stati accolti nell'ufficio in 2, perché solo in 2 avevamo cose che per il momento ancora funzionano, che non sono sospese. Però aspettando tutto questo tempo, in quelle file vicino a me c'era un supermercato, altra fila, si comportano malissimo, la distanza non è sufficiente. Capito. Poi si innervosiscono, passeggiano e passeggiando vanno da uno all'altro, vicino uno, sfiorano l'altro, ecco, questo e anche altre cose simili, sì, oppure gente che corre così senza mascherine, uno vicino all'altro. Queste sono le cose che vanno multate in maniera pesantissima, pesantissima. E poi ricominciare tutto, quasi tutto, come se non ci fosse il virus. Questo non viene da me, io lo penso senza dubbio, ma non l'avrei detto, se non fosse che lo sto sentendo un poco da tutti. Convivere significa questo. Convivere cercando appunto di limitare, di multare eventualmente i comportamenti proprio più sbagliati proprio per quanto riguarda la diffusione del virus, questo esatto, sta dicendo. Che sono moltissimi. Che però, sì, sono moltissimi, e però invece c'è gente ormai disperata, ho visto una che chiudeva la serranda, diceva questa è l'ultima volta perché non posso più riaprire. Chiaro. E sono moltissimi. Capito. Grazie di avermi ascoltato. Grazie a lei Maria Fulvia, è probabile insomma che quello scenario che ha disegnato Maria Fulvia sia un po'... almeno parzialmente, insomma, quello che ci aspetta nei prossimi mesi, insomma, una ripresa della vita quasi normale, ma una convivenza, no? con il problema, con l'epidemia. Allora, ancora richieste da parte vostra. Dunque, una segnalazione da parte di Fulvio che ci scrive. Sempre sul prefetto, probabilmente la stessa persona che ha telefonato prima, dice il rappresentante delle stanze dei cittadini non può esimersi da riportare le segnalazioni che arrivano dal territorio. Certo, le riporteremo. Ancora ci sono problemi più seri, invece ci scrive Sandro. Basta con questi pseudo problemi, nonni, nipoti, eccetera, dice economici, sociali, petrolio, scuola, 3.700.000 poveri in più, eccetera. Questi, secondo Sandro, sono problemi ben più gravi. Ancora. Il presidente Fedriga ci scrive Elisabetta, la scorsa settimana a Ringa ha detto che si può accompagnare al lavoro, a scuola e in altri posti i propri familiari evitando
di prendere i mezzi pubblici. Gli autobus sono pieni di persone anziane, quindi proprio per evitare questo c'è stato questo chiarimento. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, la sento lontana, ma la sento. Bene, anch'io la sento abbastanza lontano, ma bene, dai. Siamo da Trieste, mi chiamo Nevia. Buongiorno, Nevia. Buongiorno. E domenica ascoltavo la trasmissione. Sì. Non mi ricordo come si chiama il giornalista. Siccome ho una lettera da Milano a Via Cabotto, ha detto che tutte quelle piccole poste saranno aperte come ieri. E sono andata a Via Cabotto, era chiusa, era scritto sulla porta uguale come un mese fa. Ah, ok, quindi... Una lettera un mese fa. Capito. Scriveva un mese fa che devo recarmi a Muggia. Sono andata a Muggia non sapevano niente. E sa forse dirmi lei qualche cosa. Ho capito. E io l'ascolterò per la TV. Guardi, e volevo ancora una cosa chiedervi, perché si transfrontalieri degli Istria specialmente, che vanno su e giù, che sono autisti di autobus e che sono quelli che lavorano nel porto e così via, e sa forse qualche cosa? Se, non ho capito la domanda, signora Nevia, cioè cosa mi chiedeva per quanto riguarda appunto il traffico dei frontalieri? Sì, quelli che andavano su e giù, che erano pendolari. I pendolari. Quando si apre, quando... No, una data ancora certa non ce l'abbiamo, aspettiamo anche in questo. Lei ci segnala invece appunto che non era riaperta la posta di Via Cabotto. Scusi. Mi sembra che era Marco Stabile e lui aveva letto l'elenco delle piccole poste come Via dell'Istria e così via, sì. Via Cabotto in ultima. Sì. Come io ho una lettera raccomandata, sì. In posta già un mese, già il 9, che sta là, e sono andata anche in Muggia e niente da fare. E loro non Ma non c'è scritto sul suo biglietto, insomma, che ha ricevuto per questa raccomandata dove deve andare a prenderla, a ritirarla? Via Cabotto. In Via Cabotto. E sono andata ieri, sì. Ed era chiusa. C'erano anche altre persone che tutti come me sono restati a bocca aperta. Perché ha detto lui, domenica ha detto, sì. Lunedì saranno aperte. Capito. Ecco. Se per cortesia, mi faria la cortesia di guardare l'elenco e poi allentare queste piccole poste, va bene? Va bene, grazie. Grazie, grazie Nevia, buona giornata a lei. Allora, dunque, vediamo se troviamo appunto questa informazione direttamente. Dunque, allora, ancora un attimo, ci sono un po' di difficoltà, dunque, perché arrivano anche fra l'altro molte richieste da parte vostra, quindi fra poco insomma, cercheremo di smaltire anche quelle. Dunque, uffici postali, quindi no, questo no. Allora, effettivamente sarebbe risultata aperta, quindi verificheremo per quale motivo non era aperta, signora Nevia. Cercheremo di verificare perché effettivamente l'elenco che aveva dato il collega Marco Stabile era corretto secondo quello che ci risultava. Grazie di averci segnalato questo problema, verificheremo come mai quella di Via Cabotto non risultava aperta appunto nella giornata di ieri, se ho capito bene, perché non si sentiva benissimo. Allora, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giovanna, complimenti intanto per lei che la fa tanto per noi. Volevo chiedervi buongiorno, soltanto Giovanna. Un'informazione, dovessi rinnovare autocertificazione, mi sono esente del ticket e volessi rinnovare autocertificazione, no? Volevo chiedervi se sono aperti gli uffici dell'ospedale Maggiore. Allora, no, perché credo che, se non ricordo male, è tutto stato prorogato per quanto riguarda le esenzioni dei ticket, quindi non, in questo momento ancora no.
No, è sospeso ancora. Va bene. Che io sappia è sospeso ancora, sì, controllo ancora D'accordo, un non lo attimo. sa quando? No, non lo sappiamo, ci informiamo. Allora, Va bene, vediamo. Va comunque bene, la ringrazio grazie. tanto, Grazie a buongiorno. lei, buona giornata. Allora, questa quindi è le richieste da parte vostra, ci sono anche altre mail, adesso le vediamo. Dunque, vorrei sapere se è consentito far venire la colf che è messa in regola o in questo periodo non è consentito, soprattutto essendo una casa di due anziani. Allora, per quanto riguarda i babysitter, so di per certo che è consentito, credo sia consentito anche la colf in regola, presumo con le dovute protezioni, insomma, sempre rispettando le norme di sicurezza sul posto di lavoro, la casa appunto è un posto di lavoro. Poi vede lei appunto se è opportuno o meno, se appunto queste due persone sono anziane, quella è una valutazione che va fatta a parte, diciamo, no? E poi ancora un attimo, ci sono altre richieste, dunque si torna ancora sui problemi dei nonni e dei nipoti, dopo ne parleremo ancora sicuramente. Dunque, la posta di Via Caboto apre al martedì, quindi oggi è aperta, infatti risultava, quindi la posta di Via Caboto apre martedì e giovedì e sabato, quindi per questo ieri, che era lunedì, non l'ha trovata aperta la signora Nevia. Grazie a Daniela anche per la precisazione. Poi ancora ci sono le richieste da parte di Bianca che ci scrive: vorrei che qualcuno mi spiegasse la differenza tra andare a casa di mia figlia e tenere i nipoti o che mia figlia o mio genero me li porti a casa. È sempre appunto lo stesso discorso, evidentemente non è ancora risolto, insomma, questa problematica. Allora, ancora ci mandano una piantina, adesso vedremo di che cosa si tratta. Prima ancora però sentiamo la prossima telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? C'è qualcuno in linea? Sì, Pronto? buongiorno. Sì, Allora, buongiorno. sono una nonna che vado a tenere il mio nipote a Sì. casa e continuerò a farlo. Sì. Sono vecchia, secondo il prefetto, sono vecchia, però sono sana. No, non, io non sveglio mio nipote alle 5 del mattino per portarmelo a casa, riportarlo alle 9 di sera. È Questo è un problema, pazzesco. infatti, certo. Anche perché se il bambino prende Come il virus da diceva me che il signor. sono vecchia, mi scusi. Se lo prende comunque se viene a casa mia, a casa Sì. sua, ha tutti i suoi giochi, il suo lettino, ha 23 mesi comunque, non è un bambino che può Certo. capire certe cose. Sì. Uno. E secondo, volevo sapere, perché per questo voglio mettere il salatitello, non ha figli, non ha nipoti, perché se no non avrebbe fatto questa sua scelta. Se aveva tanta paura, ci ha portato scabbia, questa, quell'altra, sto altro, adesso si preoccupa di noi. I vecchi sono tutti morti, adesso è vero questa. Il braccialetto agli anziani, perché mi sembra di essere in campo di concentramento, insomma, No, ma sì. non esiste che mi metto un coso. Non sono in pensione Capito. perché sono giovane, però sono vecchia per tenere mio nipote e lui pensa alla salute del mio nipote, ma mi faccia No, la sua ridere. salute non è questo l'atteggiamento. Comunque capisco il problema Ma no, no, perfettamente, probabilmente perché lei non anch'io ho un capirà che figlio, sarà una anch'io dei. mamma, Ecco, ma però. lui non lo capisce proprio però, scusi, Vabbè, insomma, questo cioè, non è l'atteggiamento, non era vessatorio nei confronti dei nonni o di particolari categorie, Magari era ce l'avete un fra i nonni, non tentativo è una di fortuna questa, i nonni di protezione. È braccialetto. chiaro che, E no, cosa questo del volete? braccialetto Sparargli? non risulta, Sparargli? signora, questo del Allora, no. braccialetto non ci risulta. Allora, ci scrivono ancora sempre sulla stessa linea, la prego di fare in modo, ci scrive Ingrid, che venga fatto presente il problema dei nonni che vanno a badare ai nipoti, non si può applicare in modo univoco, io vivo in 28 metri quadri ed era quella la piantina della casa della signora che mi mandava per farmi capire la situazione e i miei nipoti hanno una casa idonea a loro, spaziosa con i comfort, con i giochi, eccetera. Mio figlio lavora molto.
un Falcone in Fincantieri, la macchina la adopera lui, è impossibile insomma, farsi portare appunto i nipoti in questo caso. Appunto, torneremo a chiarire allora eventualmente questi dettagli, perché evidentemente il problema riguarda tante persone e, ripeto, io lo comprendo benissimo, però è chiaro che l'atteggiamento e la risposta data dal prefetto era di rispetto della legge e soprattutto di tentativo di tutela delle persone ritenute più fragili in questa emergenza, non vessatorio nei loro confronti, chiaramente. Poi due conviventi possono andare in auto assieme, uno davanti e uno dietro? Sì, Erika, ce lo chiede anche Cinzia, se il caso lo richiede, insomma, se c'è la necessità, l'urgenza di fare questo spostamento, sempre naturalmente. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Roberta. Roberta, sì. Dica Roberta. La fine di questo mese, che non ho saputo, mi scade per rinnovo la patente. Sapete qualcosa? Se è stato rinviato? Sì, è tutto prorogato al 31 agosto, se non ricordo male. Allora, vediamo subito, perché le date sono tante, quindi ecco, sì, proroga ad agosto per il rinnovo. Sì, perché, sì. Ah, ecco, perché provavo a chiamare e informarmi, sì. Ma non trovavo. Infatti è stato tutto prorogato, se la patente le scade in questo periodo. Il 31 di questo mese. Ecco, sì, quindi no, l'unica cosa, se l'era scaduta prima, è successo anche questo, allora in quel caso non valeva, no? Non poteva circolare, però visto che le scade in questo periodo appunto di emergenza, di quarantena, insomma chiamiamola come vogliamo, allora in questo caso le viene prorogata la scadenza al 31 agosto. Ah, d'accordo, va bene. Grazie, la ringrazio, buona giornata a lei. Allora, ancora, dunque, ci sono ancora richieste, però dobbiamo fermarci per un po' di pubblicità, poi appunto torniamo a leggere le vostre mail, a fra poco. Trieste, allora ancora con le vostre segnalazioni, le vostre telefonate e naturalmente anche i nostri servizi e la lettura dei giornali. Allora andiamo per un attimo a vedere anche sul piccolo una delle cattive abitudini che potrebbero fare discutere in questi giorni. A Trieste, guanti e mascherine buttati in aiuole e marciapiedi. Anche a noi arrivano diverse segnalazioni di questo tipo. C'è chi ha preso la pessima abitudine di gettare a terra le protezioni fuori dai negozi, il monito dei vigili. Quindi questo è sicuramente un comportamento da condannare. Poi chi viene sorpreso ad abbandonare in giro questi materiali rischia multe da 100 euro, quindi attenzione. Poi ancora il centro islamico dona alla Sugi 3.000 euro, quindi questa raccolta di fondi lanciata tra i fedeli del Centro Culturale Islamico di Trieste. E invece una precisazione sull'episodio che vi abbiamo raccontato domenica: i fedeli trovati in chiesa a pregare non sapevano di violare le regole. Il presidente della comunità romena difende i 28 connazionali multati, loro non sono colpevoli, piuttosto il decreto a essere confuso. Alcuni di noi non hanno internet e non sono sempre informati, erano andati in parrocchia per far benedire le candele. Allora, andiamo a sentire la prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Laura, sono la Ludmilla dell'altro giorno. Buongiorno Ludmilla. Buongiorno. Mi chiedere che solo, siccome visto mese mi scadi quel della macchina, la revisione della macchina. Revisione della macchina. Quanto per tempo? Allora, anche la revisione, se non mi sbaglio, è stata prorogata. Allora, cerchiamo anche questo, diciamo, in diretta, quindi revisione dell'auto, giusto? Sono tutte state prorogate, comunque, così come le patenti. Sì. Allora, proroga.
vediamo se... Dunque, ancora un attimo, per quanto riguarda la proroga delle scadenze, con la revisione del veicolo scaduta in questi giorni si può circolare? Sì, la risposta appunto tra le varie domande più frequenti, le cosiddette FAQ, sì per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo che scade, o che scade entro il 31 luglio, quindi probabilmente il suo caso, è consentita la circolazione, qui c'è scritto addirittura fino al 31 ottobre. Del 2020, quindi questa è la proroga. Sì, perché non mi scade adesso. Sì. La fine di questo mese mi scade. Ecco, quindi sì, ottobre, allora. rientra proprio nel periodo che dicevamo, sì, Ludmilla. Spero che sia riuscita anche a contattare, mi pare che era lei, no, che voleva contattare o voleva essere contattata da un'altra signora, da un'altra nostra telespettatrice. Sì, sì. Non so se vi siete sentite, spero di sì. Ci siamo sentite, sì, grazie. Bene, grazie a lei signora. Sì, ci siamo sentite. Bene, ci fa piacere. Sì. Grazie, buona giornata a lei, arrivederci. Allora, ancora torniamo a leggere un po' dei giornali, in particolare nazionali. Allora, qui siamo su Repubblica, la ripartenza, Conte frena sulla riapertura. Dal 4 maggio solo industria al lavoro, 7 giorni su 7. Quindi via libera ai settori manifatturiero ed edile, negozi chiusi fino a metà mese, gli anziani e i bambini potrebbero uscire per ultimi, queste le ipotesi. Il premier irritato con la Lombardia teme una risalita dei contagi, si riapre solo in sicurezza. C'è una stella polare che guida Giuseppe Conte in queste ore, anzi un timore, si riapre solo quando possiamo farlo in sicurezza, ne discende una conseguenza pesante: anche dopo il 4 maggio la Lombardia, la più in difficoltà nei contagi, dovrà comunque valutare se e cosa riaprire, calando le linee guida della task force di Vittorio Colao nella specifica realtà regionale. Allora, questa si parla quindi di una brusca frenata. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Sì, buongiorno. E per cortesia volevo chiedere, io ieri mi è successa una cosa, sono andata agli uffici a Cegas, ieri a Rettori, sì. Era la tabella che riaprivano il giorno 18, invece era tutto chiuso, sa dirmi quando riaprono? Ho capito. Io ho chiamato ma non rispondono. Ho capito, e quindi è l'unica, credo sia ancora provare a chiamare. Vediamo se riusciamo. Sì, a... beh, ieri io ho chiamato a estenderti, per esempio mi ha detto che tutto, cioè, ecco, che non, sportelli non clienti attualmente chiusi, c'è sul sito appunto di Acegas APS AMGA, quindi sportelli clienti attualmente chiusi, operativi i canali di contatto remoto, quindi i numeri verdi, i numeri insomma telefonici, quindi l'unica è provare a chiamare oppure scrivere una mail se ne ha la possibilità. No, io ho telefonato perché non ho computer, ho telefonato il numero verde. Ok. Però non funzionava praticamente. Probabilmente sarà particolarmente intasato. Esatto, però è l'unico modo al momento insomma di contattarli, e quindi no, gli sportelli sono tuttora chiusi. Magari le persone che devono fare la strada, persone anziane che sì. Magari vanno là per niente. Infatti, esatto, sì. C'è proprio sul vedere. Sito. E quindi, un'altra cosa, sì. Per cortesia, a me la patente per fortuna scade in agosto, ho tanto tempo ancora per rinnovarla, giusto? Non ho capito, mi scusi perché è andato via l'audio. La per mia un... patente. La patente, scade in agosto. Sì, 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 comunque sì, assolutamente, ha molto tempo, ma poi fra l'altro anche le patenti che scadono in questo mese o in questi mesi di emergenza coronavirus vengono prorogate comunque ad agosto. Fino ad agosto, esatto. Però io ad agosto dovrò fare di nuovo, sì, quel momento. Sì, e speriamo insomma si possa fare nelle modalità che conosciamo, o quantomeno insomma abbastanza simili a quelle che conosciamo già. No. Grazie tanto, buona giornata, grazie, buona giornata. Allora proseguiamo ancora appunto, grazie anche alla signora appunto per le segnalazioni e le richieste. Dunque c'è
Angelo che scrive, vi chiedo se posso andare in posta anche se supera i 500 metri da casa. Sì, 500 metri sono riferiti alla possibilità di fare dell'attività motoria, una passeggiata oppure una corsetta, insomma, tanto per capirci, nei pressi di casa. Quindi 500 metri sono indicati proprio per questo motivo. Le consiglio di andare alla posta se deve recarsi in posta, se non ha altri modi, insomma, di svolgere quello che deve fare, insomma, in posta, nella posta più vicina possibilmente. Ma è chiaro che non tutti possono avere una posta a 500 metri. Proroga della patente bene, però se dovessero riaprire i confini, attenti ad andare in Slovenia o all'estero in generale, non credo valga la proroga, ma al momento non c'è, credo, questo problema, insomma, non si profila ancora all'orizzonte. Sono Ilario, ci scrive invece un altro telespettatore, abito in via Molino a Vento. Effettivamente sono passati a pulire in un mese e mezzo forse due volte, ma il lavaggio vero e proprio non è stato fatto, dice lui. Oggi con la Bora è stata completata l'opera. Vabbè, insomma, ci ha pensato la Bora, dice, però appunto ci segnalava che ci sono state soltanto due interventi di pulizia in via Molino a Vento. Ancora, buondì, volevo chiedervi una cosa. Facendo la richiesta della tessera per la benzina online, mi chiedono di fare un bonifico di 21,50, ma non era gratuito? Allora ci informiamo, perché appunto non mi risultava questa spesa. Ancora, ho rinnovato l'assicurazione dell'auto il 21 marzo tramite telefono online e ho stampato le quietanze di pagamento e carta verde. Sono in regola o devo recarmi in assicurazione a ritirare l'originale? No, assolutamente in regola. Allora, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno, che è in linea con noi? Buongiorno, Loredana da Trieste. Loredana, buongiorno. Buongiorno, io volevo un'informazione, una domanda, perché vi hanno fatto già parecchie persone. Dica. Si può camminare, passeggiare nei parchi o giardini pubblici? Non si può appunto andare a passeggiare nei giardini pubblici, che fra l'altro in gran parte sono chiusi. E parchi, tipo il parco di Villa Giulia, da dove io abito proprio di fronte? Diciamo se appunto rientra nei 500 metri di distanza da casa sua, allora in quel caso, e se non è chiuso il parco, allora no, non è chiuso, però sì. Penso che non è corretta come informazione. In che senso? Nel senso che non si potrebbe andare, perché molti dicono di no, sì. Lei dice di sì e quindi si fa un po' di confusione. Allora, non ci può andare chiunque, ma se lei abita a 500, nell'arco di 500 metri dal parco di Villa Giulia, l'attività fisica che può fare a 500 metri di distanza al massimo da casa sua lo può fare. Non so se mi sono spiegata bene. Sì, no, si è spiegata benissimo. Ecco, no, cioè, va bene. Nel senso che è chiaro che io non posso, io abito molto distante da Villa Giulia, non posso venire a fare movimento a Villa Giulia, assolutamente, devo rimanere se voglio fare del movimento, dell'attività motoria, nell'arco, nel raggio, insomma, dei 500 metri da casa mia. Se lei ha la fortuna di avere Villa Giulia in questo raggio, è fortunata, insomma, può fare moderatamente un'attività appunto motoria nei pressi di casa sua, e quindi se è compresa anche Villa Giulia e non è chiusa, non è interdetta al pubblico, a meno che appunto non sia interdetta al pubblico, non ci siano degli avvisi fuori, non sia stata chiusa effettivamente. Ok, no, chiusa non è, ecco. Però ho saputo che hanno fatto sanzioni, quindi... Sì, probabilmente hanno fatto sanzioni, anzi sicuramente l'hanno fatto, perché magari le persone che erano presenti a passeggiare a Villa Giulia non potevano farlo, non avevano titolo di farlo, nel senso che magari abitavano più distante, no? Va bene. Chiaro? Grazie, grazie buongiorno. A lei Loredana, buona giornata. Ci sono anche polemiche sulla privacy per il possibile utilizzo di questa app, quindi salta la quasi obbligatorietà, ci fa sapere il Corriere della Sera. Contrordine, il governo scarta la proposta allo studio del Comitato Scientifico
di un'app quasi obbligatoria per tracciare i contatti delle persone con l'obiettivo di arginare un'eventuale seconda ondata di contagio. L'ipotesi era quella di limitare la libertà di movimento delle persone che non scaricheranno sul proprio telefonino l'app Immuni. Questo è il nome dell'applicazione con tecnologia Bluetooth che consentirebbe di avvertire nel minor tempo possibile chi è stato vicino a un positivo, in modo che si possa sottoporre ai controlli del caso con il risultato di individuare i nuovi focolai. Condivisibile il fine, molto criticato il mezzo, cioè la limitazione della libertà di movimento. Cosa voleva dire cosa voleva dire in concreto? Si era pensato al divieto di uscire dalla propria regione, in realtà non è del tutto chiaro perché la proposta era ancora in fase di studio, ma prima ancora che venisse formalizzata il governo l'ha scartata in via preventiva, quindi non abbiamo alcuna intenzione di limitare la libertà di movimento di nessuno, semmai si tratta di individuare un sistema in grado di incentivare gli italiani a partecipare al progetto. Questo è il sottosegretario alla salute Sandra Zampa. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, due cose. Sì. La prima, sento un ritorno nel telefono. Beh, non è forse ha il televisore acceso? No, no. Cioè con il volume alto? No, cioè allora... io ho il televisore muto. Ok. Perfetto, sì, benissimo. Anche, è proprio di questo che volevo parlare. Dica. Cioè, una delle due cose. Sì. Sempre questo ritorno dentro il telefono, come? Proprio il fatto che molte persone non abbassano la televisione. Sì. No? Ormai dovrebbero sapere che bisogna chiuderla o abbassarla o del genere. Per cui, se uno deve perdere tempo a aspettare la risposta, come succede molto spesso, capita che un altro che vuole telefonare non ha più tempo. Chiaro. Quindi se uno non invitiamo, non la televisione, aspetta, deve sentire la sua voce per TV, chiudete il telefono. Seconda cosa, sì. Un'informazione che non ho. La pensione anticipata come il mese scorso, sarà che questo mese o non si sa niente? Sì, sì, era come il mese scorso, era già stato anticipato proprio dall'INPS che sarebbe stata anticipata anche questo mese. La ringrazio moltissimo. Grazie a lei, grazie, buona giornata, grazie. Allora, andiamo a vedere ancora sempre sul Corriere quello che succede nelle varie regioni. Ci sono le 20 strategie, appunto, con 20 regioni diverse, e poi l'inchiesta invece, l'inchiesta sulle RSA lombarde violate le norme anti-infortuni. Ancora un attimo, abbiamo qualche piccolo problema appunto con il computer quest'oggi. Dicevo appunto le strategie appunto sul territorio italiano, quindi ci sono diverse strategie per ogni regione italiana, anche questa forse crea grossi disguidi alla comprensione insomma dei vari decreti, delle varie ordinanze da parte delle persone. Allora, è arrivato il momento invece di farvi rivedere un servizio per quanto riguarda invece la ripresa, perché poi avremo ospiti in video telefonata due sindacalisti, Antonio Rodà della UILM per quanto riguarda invece la CGIL, il segretario provinciale Michele Piga. Quindi ora rivediamo la riapertura di Fincantieri ieri e le parole appunto degli operai, la riapertura della Fincantieri di Monfalcone. Ancora un attimo. Ancora un attimo, ecco. Ancora qualche secondo, evidentemente c'è qualche problema con il servizio, allora andiamo avanti. Chiedo
chiesto alla polizia se appartenenti allo stesso nucleo familiare in macchina non serve sedersi uno davanti e uno dietro. Questa è una precisazione doverosa, giustissimo. Allora, non so se è pronto il servizio per quanto riguarda appunto la riapertura, ieri l'abbiamo visto, della Fincantieri di Monfalcone. Non lo vedo ancora. Allora, andiamo ancora avanti, chiedo appunto alla regia se è possibile, intanto... Vorrei sapere se i 500 metri si devono intendere lineari o si intende come area geografica. Cosa intende? Insomma, il raggio di 500 metri, quindi prende la sua casa come centro di un eventuale cerchio e il raggio di questo cerchio è di 500 metri, questo è stato chiarito. Ancora... Vorrei segnalare, ci scrive Cinzia, che il kit previsto dalla Regione con le mascherine non è stato ancora consegnato in Erta Sant'Anna e nelle vie limitrofe. Buona giornata. Grazie Cinzia della segnalazione. Ci sono altre segnalazioni da parte vostra, ma sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei chiederle una precisazione per quanto riguarda le bollette. Sì, mi scusi signora, soltanto una cosa, mi precisano che Villa Giulia è un parco, pertanto è chiuso, quindi alla signora non risultava chiuso, invece il parco è chiuso, quindi volevo rispondere alla signora di prima, come avevo detto prima, no? Se c'era la chiusura appunto del parco non ci si può andare neanche se appunto si ha la fortuna di abitarci vicino, però in questo caso mi segnalano che Villa Giulia è considerato è un parco e quindi è chiuso, quindi la signora non può andare a camminare anche se abita a 500 metri appunto da questo parco pubblico. Allora mi dica signora, prego. Buongiorno, io volevo chiederle una precisazione per quanto riguarda le bollette in scadenza. Sì. Allora, mi sembra che avevate detto che se uno non riusciva a far fronte al pagamento della bolletta, poteva venire comunque spostato il pagamento. Dipende. E non si procedeva al distacco. Dipende dal suo fornitore, no? Doveva fare richiesta al fornitore di dilazione del... Non era automatico questo però, no? L'abbiamo detto più volte. Quindi dipende dal gestore. E se lei ha difficoltà deve chiedere al suo gestore, se tanti gestori, la maggior parte insomma, fanno questo tipo di dilazioni, di spostamenti, l'abbiamo chiarito anche in varie trasmissioni, ricordo anche a Ring con lo stesso sindaco, c'è tutta una casistica, però deve fare richiesta. Ecco, perché il gestore mi risponde che non si può procedere al distacco come da decreto fino sì. al 3 di maggio. Sì. E cosa vuol dire? Che uno il 4 di maggio improvvisamente trova un sacco di denaro e si paga tutte le bollette precedenti? No, lei deve concordare con il suo gestore, non è automatico, deve concordare con il suo gestore la formula di ripresa dei pagamenti. Non so se sono stata chiara. Sì, sì, praticamente quello che mi era stato detto, ecco, dal sociale non ha nessuna valenza, nel senso che hanno continuato, qualsiasi gestore si tratti, ad emettere le bollette, certo, a richiedere i pagamenti e poi si pensa che se lei improvvisamente... vuole... come se fosse una magia, quando riapriranno le strade tutti quanti pagano tutto improvvisamente. No, semplicemente lei ha la possibilità di avere una dilazione o una formula che è stata già predisposta e la può concordare con il suo gestore e gliela applicano se lei la richiede. Cioè non è che il 4 maggio lei deve automaticamente pagare tutte le bollette che non è riuscita a pagare prima, può chiedere al suo gestore di avere una dilazione, uno spostamento delle date, delle scadenze.
lo può fare, basta che però lo chieda, perché il gestore non può sapere se lei è in difficoltà o meno. Anche no, perché una volta scadute mi viene risposto che non possono essere dilazionate. Provi a parlare con il suo gestore, perché so che in qualche modo si può fare, non so se poi le lasciate già scadere, non ha richiesto prima, però so che qualcosa si può fare, insomma, ne parli comunque direttamente con loro, perché sono loro che gestiscono i pagamenti, no? E quindi poi gli eventuali distacchi. La ringrazio. Grazie a lei, buona giornata. Allora, vedo pronto il servizio realizzato ieri sulla riapertura della Fincantieri di Monfalcone, le interviste agli operai, i timori e anche però un certo ottimismo, insomma, per la ripresa del lavoro. Poi ne parleremo nell'ultima parte della nostra trasmissione, come vi dicevo, con due sindacalisti, prima con Antonio Rodà della UILM e poi con Michele Piga della CGIL. Allora, vediamo il servizio. È un operaio della Fincantieri e ha fatto il primo turno quest'oggi? Sì, sì. Come è andata? Bene, ci sono delle restrizioni da fare, seguire dei protocolli, però insomma abbastanza bene. Circa 650 degli operai della Fincantieri hanno cominciato proprio oggi, hanno ricominciato il turno di lavoro. Il primo turno è iniziato alle 6 del mattino e terminato da poco alle 13.30, quasi contemporaneamente c'è stato invece il cambio turno, quindi è iniziato già il secondo turno di lavoro. Fino adesso siamo meno gente, staremo a vedere quando saremo più gente, dopo lì non lo so. Come hanno fatto adesso, sì, comunque. E riuscite quindi a rispettare la distanza di un metro, è sì, tutto sì, molto sì. Regolamentato? Adesso che siamo solo Fincantieri, sì, dopo non lo so, quando saranno tutti dentro, se non 5.000, qua sono tanti. L'ordinanza del sindaco per la tuta da lavoro, il cambio, avete avuto qualche problema? Sì, ma io da qua vado direttamente a casa, perciò non mi fermo in nessun posto pubblico, perciò insomma non vado a incidere su nessuno, entro nella mia macchina, insomma, non penso che sia quello lì il problema. La preoccupazione resta sempre, però il lavoro è ripreso, siamo contenti, adesso vediamo, andiamo avanti. È molto tempo che lavora alla Fincantieri? 25 anni. Sì, sì. Qual è il settore in particolare, se posso chiederle? Sono in montaggio, in bacino. Dovrete in qualche modo riabituarvi a lavorare in modo diverso, pensa? Sicuramente, con sempre con queste mascherine, con lavarsi bene le mani, mettere i guanti, insomma, ci adeguiamo, dai, insomma. Dal primo giorno qual è la cosa più difficile, forse, che ha dovuto affrontare oggi? Sai, l'ingresso nuovo, fare tutti i giri, mettere queste mascherine, stare attento alle mani, insomma, tutto, insomma. La paura sempre un po' resta, perché un po' di paura c'è sempre, comunque. È andata decisamente bene, non c'è ancora tantissima gente, però si è riuscita a lavorare in sicurezza e bene. Secondo lei si riesce, insomma, a rispettare tutte le norme? Ma Fincantieri si sta comportando molto bene per quanto riguarda le norme di sicurezza, direi di sì. Poi bisognerà vedere quando rientreranno tutte le ditte se ci riuscirà, comunque penso di sì, perché Fincantieri ha fatto un ottimo lavoro fino ad ora. Sì, l'unica cosa è un po' fastidiosa la mascherina, perché insomma non è facile per nessuno tenerla su, ecco. Ma il resto insomma tutto ok. In quale settore lavora della Fincantieri e da quanto tempo lavora qui? Oh, io lavoro, poche parole, sul taglio lamiere da 33 anni. Che impressione le ha fatto questa ripresa così particolare in questa situazione molto particolare? Ma impressione tristezza, più tristezza, una novità per tutti, insomma, è una cosa nuova per tutti. Allora, queste appunto le parole degli operai che ieri hanno ripreso il lavoro. Ora ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo, fra poco.
Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, chiariamo appunto la situazione ancora una volta, perché ci sono mail che arrivano di chiarimenti, richieste di chiarimenti. Allora, avevo detto prima la signora, dando probabilmente un'informazione errata su suo input, diciamo, nel senso che avevo detto nel raggio di 500 metri si può fare attività motoria. Dicevo, se lei è fortunata di avere un bel parco vicino, ci può andare, a meno che questo parco non sia chiuso. La signora mi aveva detto che non era chiuso, invece no, questo, il parco di Villa Giulia è tra i parchi pubblici, quindi è chiuso per ordinanza del sindaco, così come dovrebbe essere chiuso anche il boschetto all'interno, però appunto all'interno proprio del boschetto passa anche una strada, là si può fare eventualmente attività fisica se si ha la fortuna appunto di abitare nei pressi di questa strada. Quindi i parchi sono chiusi, i parchi pubblici, quindi facciamo attenzione a questo. Allora, una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Mi servirebbe un'informazione, un appuntamento al maggiore per una visita urgente. Sì. Infatti me la dà da venerdì. Solo l'unico problema, in autobus come se va, solo con la mascherina o anche con i guanti? Allora, con la mascherina sicuramente, sarebbe meglio indossare anche i guanti, però non è obbligatorio sull'autobus, c'è stato anche il caso di quella multa data per errore. Io le consiglio di indossare anche i guanti comunque se deve appunto... E non avendo l'autocertificazione? Non ha l'autocertificazione e non ha modo di procurarsela? No, ma in ogni modo con la carta dell'ospedale per l'appuntamento. Ecco, quindi quella può andare bene. Se dovessero fermarla e farle un controllo, lei dica che non aveva modo di avere l'autocertificazione e gliela faranno sul posto, gliela faranno compilare sul posto, perderete un po' più di tempo, ma insomma... basta che porti con sé la certificazione, insomma, del medico che deve fare proprio questa visita. Sì, perché già non sono molto entusiasta di andare al maggiore. Infatti, ma lei comunque ha avuto questa visita confermata? Cioè... Che mi devo fuori il giorno di Pasqua e il fuoco di Sant'Antonio. Ah, ho capito, quindi è proprio... Per tutta la schiena, tutto un fianco, tutta la pancia. Mi immaginiamo che insomma... Giorni. Sì. Però non avevo risolto niente, la mia dottoressa mi ha fatto la visita urgente, solo che è nel reparto infettivi della dermatologia. Quindi si rechi comunque con mascherina, guanti e appunto comunque i reparti sono assolutamente in sicurezza, stia tranquilla insomma da quel punto di vista. Sì, che non c'è ancora qualcos'altro, mi mancassi. No, se le hanno confermato la visita e si hanno ritenuto insomma di farla andare, evidentemente insomma è più urgente che lei vada a fare questa visita. Auguri, no. Signora. Tante grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Buona giornata. Tornano telespettatore Giorgio sul raggio di 500 metri per l'attività motoria e ci suggerisce ancora una volta che l'abbiamo già fatto vedere più volte, ma insomma accettiamo volentieri questo suggerimento, che l'ingegner Max Jurcev dell'OGS di Trieste ha ideato una app per il calcolo del raggio appunto di 500 metri, l'abbiamo anche già usata, è effettivamente è uno strumento utile per calcolare proprio il raggio di 500 metri per lo spostamento per l'attività motoria. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, sono la signora Ariella e chiamo anche da parte di mia sorella Tiziana. Ariella e Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno. E volevo fare un ringraziamento speciale alla casa di riposo dove è ricoverata nostra mamma Nerina e la residenza Carducci di via Carducci 24 per come hanno gestito e stanno gestendo l'emergenza. Bene. E noi siamo in contatto con la mamma via Skype, tempo illimitato, quando e come vogliamo. Bene. Vedendola e sentendola
ci rendiamo conto che la situazione è tranquilla e serena. Bene, ci fa piacere davvero. Eh sì, è giusto anche, in no? In questo momento, insomma, è bello che ci sia anche un messaggio positivo, insomma, di qualcosa che sta funzionando come dovrebbe. Ci certo, fa piacere certo. Anche naturalmente, ecco. Che poi gli ospiti stiano tutti bene all'interno di questa residenza. E sereni soprattutto, infatti. Perché ci sono delle persone splendide, non faccio nomi perché non vorrei dimenticarmi di qualcuno. Certo. Però comunque sono... hanno la famiglia alle spalle e anche bambini piccoli a casa, però trattano i nostri vecchi veramente bene. Ci fa piacere davvero, Ariela. Va bene, mi sto emozionando, mi scusi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie signora Ariella, grazie, buona giornata anche a lei e anche auguri per sua mamma, insomma speriamo davvero che siano tante altre le situazioni di questo tipo, forse con le strutture più grandi è un po' più difficile da gestire la situazione, abbiamo visto altri casi insomma purtroppo anche nella nostra città, ma non soltanto. Allora andiamo ancora a vedere, poi fra l'altro potremmo rivedere fra poco anche il servizio proprio sulle case di riposo e i medici in azione all'interno appunto delle case di riposo cittadine. Abbiamo realizzato ieri un servizio proprio su questo argomento, su quello che si sta facendo proprio per aiutare a gestire davvero la situazione all'interno di questi luoghi in cui risiedono tanti nostri anziani. Allora lo vedo già pronto, lo possiamo rivedere. La fotografia del contagio nelle case di riposo a Trieste, 55 morti, 246 positivi nelle 17 strutture in cui il Covid-19 è riuscito a fare breccia. Sono complessivamente 76 le strutture che ospitano anziani nel territorio dell'ex provincia giuliana. 3.000 circa i posti letto all'interno di queste case, di cui 2.500 occupati. I numeri più rilevanti, come già più volte evidenziato, si sono riscontrati nella residenza La Primula di via Molino Vento, rispetto a cui è in corso anche un'inchiesta giudiziaria, oltre che nella casa di riposo Emmaus di via Svevo e l'hotel Fernetti, il cui titolare, sabato, in merito alla possibilità di trasferimenti, ci ha risposto così. Penso proprio di no, perché ieri comunque siamo comunque controllati e monitorati da persone esperte che ci hanno dato delle indicazioni ben precise, noi le stiamo rispettando al 100% al millimetro, io personalmente sono sempre qui presente, non mollo. E quindi ci verremo fuori a testa alta. Prosegue il lavoro dei medici dell'unità speciale di continuità assistenziale che continua a garantire l'assistenza ai casi di coronavirus internamente alle strutture stesse, specie in quelle dislocate tipiche nel centro di Trieste. Alle mie spalle l'unità speciale di continuità assistenziale, come già visto l'operazione di vestimento per poi intervenire all'interno di case private piuttosto che case di riposo, insomma in quei luoghi dove c'è sensibilità maggiore per il contagio da coronavirus. L'assessore alla sanità Riccardi ha dato mandato di realizzare un sempre maggior numero di tamponi nelle residenze per anziani per avere un panorama costante e preciso dell'emergenza. Va infine sottolineato che dei 55 decessi di anziani albergati nelle case di riposo, 2/3 di questi siano avvenuti dopo il trasferimento in ospedale, mentre 1/3 all'interno delle strutture stesse. Questa dunque la situazione generale raccontata dal nostro Gianluca Paladin, ma vedo anche poi un altro servizio, magari lo rivediamo dopo perché adesso sentiamo le telefonate. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno signora Bucarella. Buongiorno a lei. Volevo chiedere una cosa, sì. Questa domanda la rivolgo comunque... sia ai sindacati, se sono in ascolto logicamente, sì. E anche a questo punto al direttore del centro commerciale Le Torri. Sì. Dato che ho visto su un quotidiano, che se non sbaglio è Il Caffè, e c'era quell'articolo dove il negozio di elettronica del Media World delle Torri misurava la febbre ai clienti. Giustissimo, perché chiaramente
deve tutelare sia i dipendenti che i clienti in sì. questo caso. Adesso io chiedo, questa è la domanda, nel momento in cui saranno aperti gli altri negozi dei centri commerciali, quindi sì. in questo caso il centro commerciale, le torri, okay. sarà effettuata un controllo alle entrate proprio del centro commerciale, che in questo caso mi sembra che è via Dalviano e via Italo Svevo, sì. le entrate e le uscite, sarà controllato da parte degli addetti dei centri commerciali la febbre ai clienti? Ho dato capito. Che sa, se uno ha 37 di febbre, quindi sì. non possiamo dire che è più un'influenza perché non siamo più in autunno e in inverno, quindi se uno ha 37 vuol dire che già ha degli anticorpi che ci lavorano all'interno, che dopo possono sfociare in un'influenza, in un'infreddatura, come anche in qualcos'altro. Allora chiedo, saranno dei controlli in questo genere, perché è anche una tutela sia dei dipendenti tutti quanti all'interno che sia dei clienti? Perché capito. Mi sembra che è una tutela, insomma, è una valida, domanda che potremmo rivolgere appunto ai gestori dei supermercati o dei centri commerciali in previsione della ripresa, no? Della ripresa certo, completa. Certo, logico. Certo, no, ma era una domanda certo. perché non capivo. Ho detto se sì. in questo caso, perché ho pensato, se in questo caso MediaWorld ha fatto il controllo della temperatura, ho detto, ah, ecco, ho pensato tra me. Se non ci sono i controlli all'interno proprio delle entrate dei centri commerciali, come sappiamo noi che un cliente ha l'alta reazione o la febbre? Punto di domanda. Capito. E se non ha neanche la mascherina e i guanti? Capito. E i dipendenti sono obbligati invece a tenere le mascherine e i guanti? Capito. Questo è il problema. Chiarissimo, chiarissimo, è una buona domanda, insomma, che riguarda proprio l'organizzazione di quella che sarà la ripresa e potrebbe già riguardare, insomma, le prime riprese di attività che già ci sono. Ha ragione signora, grazie della richiesta, la gireremo appunto a chi può darci una risposta. Ora ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, allora riprendiamo con la nostra trasmissione, fra poco rivedremo anche l'intervento di ieri registrato a Monfalcone con il sindaco di Monfalcone Cisint sulla questione sempre riapertura Fincantieri, un'ordinanza particolare che ha fatto molto discutere, poi ne parleremo con il sindacalista Antonio Rodasso, che c'è una telefonata in attesa, allora la sentiamo subito, poi vediamo appunto il servizio con il sindaco di Monfalcone. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno a lei. Io sono Milena. Milena. E volevo solo chiedere, sì. una domanda. Ho seguito ieri la sua intervista agli operai della Fincantieri all'uscita. Sì. E volevo solo chiedere se questi, siccome anche come che ha detto la sindaca Cisin, se questi non devono fermarsi nei negozi, salire sugli autobus sì. all'uscita del Fincantieri con i stessi abiti, sì. però mi chiedo se questi possono uscire e non andare di qua e di là per tutelare gli altri, come mai possono andare a casa con i stessi vestiti? Non è il stesso problema? Ho capito, dice lei, perché portano a casa eventuali, quindi sarebbe più opportuno che si cambiassero in azienda, questo è il suo discorso, insomma. Eccolo, sì, questo sarebbe anche un problema che mi rivolgo anche alla sindaca Cisin, anche i sindacati, capito. Per risolvere questo problema, perché chiaro. Possono anche magari trovare un sistema di lasciare i vestiti, magari mettere in azienda una lavatrice, quelle grandi, e fare tutto lì, perché se no portano a casa il certo. problema, portano a casa i bambini, alle mogli, chiaro. Alle mamme, chiarissimo. Vero?
Ecco, chiaro, chiaro signora, lì. Grazie signora Milena per la segnalazione, fra l'altro parliamo proprio di questo problema. Allora, grazie intanto alla signora Milena, rivediamo l'intervista al sindaco Cisint che ci ha spiegato appunto qual era il senso della sua ordinanza e poi sentiamo il sindacalista della UILM che ha criticato in modo particolare questo intervento del sindaco di Monfalcone. Rivediamolo. Oggi qui a Monfalcone riapre l'attività della fabbrica più importante, più grande appunto di Monfalcone, non soltanto della regione, che è Fincantieri. Fincantieri ha fatto grandi investimenti. Non è vero, lo dico, che ci sono tensioni tra me e Fincantieri. C'è il tunnel per la rilevazione della temperatura. Noi, la mia protezione civile, la protezione civile del Comune di Monfalcone, ha messo a disposizione una tenda e personale, l'azienda sanitaria ha messo a disposizione anche personale per fare la tamponatura per tutte le aziende, in questo caso, e nel caso in cui appunto ci fosse una temperatura superiore ai 37,5. La Fincantieri garantisce mascherine per tutti, mascherine che sono diverse rispetto al tipo di distanza sociale che puoi mantenere per il tipo di produzione. Hanno fatto un grande lavoro che consente all'interno di rispettare la distanza per quanto riguarda i luoghi comuni, la mensa, i bagni con ulteriore implementazione della pulizia e molte altre cose veramente di grande attenzione all'interno dell'azienda. Smentisco categoricamente il titolo che qualche volta oggi ho letto che a Monfalcone è impossibile circolare, perché non è così. Non è vero che non può circolare, esce dalla Fincantieri e se ha la tuta da lavoro, secondo me l'azienda deve trovare una soluzione e riuscire a dare la possibilità di cambiarsi e di lavarsi a tutti i lavoratori. Se tu esci con l'abito da lavoro dopo le tue 8, 10, 5 ore di lavoro, puoi andare a casa, sali sulla bicicletta, devi andare a prendere il treno, sali sulla bicicletta, non puoi salire su un mezzo pubblico perché o in un non puoi entrare in un negozio o su un taxi, eccetera. Perché? Perché l'azienda sanitaria, nelle persone dei tecnici specialisti, mi dicono: sindaco, non è detto che il contagio non avvenga anche in questo modo. E le altre richieste riguardano la gestione del trasporto pubblico. La terza cosa è che ho chiesto che gestiscano bene anche la questione relativa ai pranzi, perché siccome non tutti possono entrare nella mensa, mi chiedo come si fa a gestire per i lavoratori la questione della pausa pranzo. Queste quindi alcune delle parole che ci ha riferito ieri il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Noi siamo in collegamento con Antonio Rodà, segretario della UILM. Buongiorno e grazie per questo collegamento. Buongiorno a voi, spero che mi sentiate bene. Sì, sì, sì. Sono in collegamento dal mio ufficio. Bene. Buongiorno a tutti i vostri telespettatori. Grazie, grazie Rodà. Allora, lei ieri ha diramato una nota sindacale piuttosto dura proprio contro questa ordinanza, no, del sindaco di Monfalcone. Ci spieghi perché, il perché di queste critiche? Sì, allora, la nota ovviamente è una nota diramata dalla segreteria, sì, dalla segreteria della UILM Trieste Gorizia. Premetto una cosa: non c'è nulla di personale nei confronti del sindaco che abbiamo avuto modo di ospitare anche nel nostro ultimo congresso, per cui insomma non è un attacco alla persona. Noi abbiamo l'abitudine di giudicare nel merito le questioni, quindi abbiamo fatto una nota nel merito delle questioni. Allora, noi reputiamo che questa ordinanza sia discriminatoria rispetto a quei lavoratori, soprattutto a quelli degli appalti, che hanno maggiori difficoltà rispetto alla questione, come dire, spogliatoi e possibilità, diciamo, di cambiarsi sui luoghi di lavoro, che è un dato di fatto, insomma, che è sicuramente un problema che va affrontato e risolto, dal quale il sindacato non si sottrae, anzi, come dire, è una delle questioni sindacali
come dire, che sta tra i primi punti nella discussione, nel dibattito insomma, che si dovrà sviluppare e che si svilupperà sui cantieri. Ma oggi la situazione è così. Tra l'altro io vorrei ricordare ai telespettatori che oggi in tutte le aziende, cioè in tante aziende, si chiami questa Fincantieri, si chiami questa, vuol dire, in tutte le aziende del nostro territorio si sono fatti accordi per ovviamente imporre quello che è cosiddetto distanziamento sociale anche nei luoghi di lavoro. Sì. Il distanziamento sociale nei luoghi di lavoro talvolta pregiudica la possibilità proprio di utilizzare al 100% gli spogliatoi, proprio perché gli spogliatoi sono un collettore, un momento nel quale può avvenire un stretto interscambio. Le docce sono dei locali che vanno, come dire, sanificati in continuazione, perché nelle docce i vapori possono comunque mantenere, possono sicuramente veicolare un contagio molto più facilmente che stando all'aria aperta a distanza di 2 metri uno dall'altro. Quindi è evidente che c'è una situazione già emergenziale di fondo nell'utilizzo di questi spazi, ai quali ovviamente si aggiunge questa ordinanza che ha, secondo noi, un carattere di fatto discriminatorio, perché non si può pensare che un lavoratore del cantiere possa veicolare un contagio e un manutentore elettrico no, anche perché l'ordinanza nello specifico, quando la si va a leggere, crea delle esclusioni da questo tipo di categorie, nel senso dice da questa ordinanza sono escluse alcune figure, ad esempio nei turbini, sì, manutentori, eccetera. Esatto. Allora qualcuno mi deve spiegare come una ditta di elettricisti che va a fare degli interventi di manutenzione, piuttosto che dei manutentori che fanno la manutenzione degli impianti delle strutture pubbliche piuttosto che private, insomma, parlo di impianti di riscaldamento, tutti questi escono la mattina con la loro divisa da lavoro. Io non ho mai visto ditte che vanno a fare manutenzione uscire in abiti civili e ritornare in abiti civili. Mediamente, escono con abiti da lavoro e rientrano con abiti da lavoro, come normale che avviene dappertutto. Chiaro. Allora, questo qui può entrare in panetteria a comprarsi un panino per la merenda, e il lavoratore del cantiere, sia questo un diretto di Fincantieri, ci sono anche tanti lavoratori diretti che vanno già vestiti con la divisa da lavoro, diretto degli appalti, se entra, in un esercizio alimentare a comprarsi la merenda, e potrebbe essere oggetto di sanzione. Allora, siccome il sindaco, e ripeto, non è una questione personale, però il sindaco ieri nei suoi profili social, anche rispetto alle dichiarazioni che ha fatto, dice: non sono io, è l'azienda sanitaria che mi dà questa, questo impulso e questa direttiva. Bene, allora noi, come categoria, porremo questo problema all'azienda sanitaria, perché l'azienda sanitaria, se è così, porremo questo interrogativo. Cioè l'azienda sanitaria ci dovrà spiegare che c'è una maggiore probabilità di contagio in un lavoratore del cantiere rispetto a qualsiasi altro lavoratore del territorio. E voglio ricordare che nel cantiere, adesso in misura minore, ma nei prossimi giorni ritorneranno anche parecchi impiegati. Gli impiegati vanno vestiti in abiti civili. In abiti civili incontrano, possono avere un contatto con i loro colleghi operai, con qualsiasi tipo di lavoratore del cantiere. Quando escono in abiti civili, non sono identificabili come lavoratori di Fincantieri, quindi quando entrano in un esercizio alimentare, ovviamente lo possono fare senza problemi. Tutti noi abbiamo un abito da lavoro, sia questa una giacca, sia questa una camicia, e tutti noi incontriamo delle persone. Quindi riferire agli indumenti da lavoro va riferita agli indumenti in generale, quindi se si parla di indumenti in generale, penso che entriamo in un circolo vizioso dal quale non esce nessuno. Diversa cosa è parlare di igiene e buona prassi. Io sono d'accordo che un lavoratore dovrebbe uscire e rientrare, con abiti ovviamente consoni, idonei a quelle. Insomma, è una questione più di carattere igienico, entrare in un esercizio. Cioè io penso al lavoratore finché era in funzione l'aria calda della ferriera, soprattutto quel tipo di attività, uscivi molto sporco da quel tipo di attività, era difficile pensare che vai gli abiti a contatto con i sedili degli autobus, piuttosto. Questa è una questione di igiene.
Però far passare la logica che lo si fa per prevenire la diffusione del Covid-19, secondo me è usare, come dire, questo elemento per come dire, veicolare un altro messaggio, anche perché purtroppo su questo c'è la recidiva. L'ordinanza era già stata fatta in passato, era già stata fatta un'ordinanza anche sul consumo degli alimenti e dei pasti fuori dei lavoratori, degli appalti, che tante volte qui non è una discussione che sta in campo sia Fincantieri fino a un certo pezzo della discussione, perché le ditte in appalto è la tua azienda che ti deve garantire la possibilità di accesso a una mensa per consumare il pasto, che fa parte degli accordi che un'azienda che lavora in appalto dentro Fincantieri deve prendere con Fincantieri. Allora qui è chiaro che c'è la necessità a tutti di far fare una crescita al rialzo delle aspettative della qualità di vita dei lavoratori dell'appalto, certo. E dire una cosa molto semplice, che chiunque lavori all'interno di quel sito deve avere la possibilità di utilizzare le mense, di utilizzare gli stessi spogliatoi, elementi che noi, sindacato, quello dei metalmeccanici, parlo, abbiamo anche chiesto come rivendicazione all'interno di quella che rinnova la discussione sul rinnovo del contratto nazionale, chiaro. Perché il problema appalti non fa parte del problema proprio dei lavoratori, della tutela, insomma, il problema appalti è un problema diffuso in tutte le grandi aziende del nostro paese. Fincantieri è una grande azienda, quindi ovviamente ci sta dentro in questa discussione. Però, come dire, una cosa voglio dire molto chiara. Sì. So che il sindaco si è parecchio, diciamo sicuramente non ha gradito la nostra uscita. Sì. Diciamo, sono arrivati dei messaggi anche a miei colleghi che fanno parte della struttura, in cui insomma sicuramente si manifesta un notevole disappunto verso la nostra nota. Noi, ripeto, abbiamo giudicato nel merito questa azione, nel merito la riteniamo sbagliata, anche perché se si vuole con questa ordinanza fare un meccanismo, diciamo, di induzione, diciamo all'inverso, dire: io faccio un'ordinanza in modo tale che le aziende diventino più virtuose e garantiscano di più lavoratori. Ma non lo si fa attraverso l'irrogazione di sanzioni ai lavoratori. Cioè, questo io non posso usare il metodo, secondo lei, insomma, lo strumento dell'emancipazione attraverso l'ipotetica sanzione. Cioè, francamente, non ci sembra che questo risponda, come dire, al buon senso rispetto ai lavoratori, che tra l'altro sono quelli meno pagati, quelli più deboli con meno diritti, e quindi, come dire, purtroppo maggiormente tutelati, insomma, più esposti alle difficoltà. Allora, alla signora che ha telefonato prima, io sì, signora Milena, che sottoponeva questo problema, appunto, esatto, poi vi seguivo in diretta, dico semplicemente questo: cioè, tutti coloro che escono di casa rappresentano un potenziale problema. Certo. Una questione è l'igiene, per il fatto che tu magari entri in un posto di lavoro, saldi, tagli delle lamiere, ti si deposita la polvere, come dire, la polvere ferrosa, quindi questo diventa un elemento che riguarda la salute in senso generale. Certo. Diversa cosa è parlare di contagio del virus, perché tutti noi che usciamo di casa, che sia per andare a fare la spesa, che sia per andare a lavorare in un cantiere o in altri luoghi di lavoro, qui a Telequattro, siamo in qualsiasi posto, esattamente, o voi di Telequattro, esattamente, siamo potenzialmente veicolatori di virus attraverso, come dire, anche i nostri indumenti, eccetera, eccetera. Allora, io non sono un virologo, oggi, diciamo, penso che in Italia ci sono 60 milioni di virologi, come quando gioca la nazionale. Non sta a me dare queste opinioni, però il sindaco dice: questa indicazione mi arriva dall'autorità, dall'azienda sanitaria. Noi rivolgeremo il quesito molto chiaro all'azienda sanitaria. Siamo intenzionati ad andare a fondo. Se mi permette ancora lo spazio per una riflessione. Velocissimo, perché dobbiamo andare in pubblicità. Sì, assolutamente. La cantieristica è fortemente a rischio in questo momento, sì. E soprattutto il ramo croceristico. Perché noi stiamo assistendo nel mondo a navi da crociera che non possono attraccare da mesi. Vero. Voi potete pensare come questo scenario può evolversi rispetto alla crisi che stiamo vivendo nel prossimo futuro. Fincantieri, Monfalcone e la nostra regione vive, soprattutto il territorio di Monfalcone, di cantieristica. Possiamo pensare cosa potrebbe produrre una crisi
pesante di questo settore. Quindi cerchiamo di trovare le soluzioni per tutelare questo settore che dà da mangiare a tanta gente del nostro territorio e fa stare in piedi tante aziende del nostro territorio, non solo di Monfalcone, di tutta la regione, e del territorio nazionale. Quindi evitiamo, come dire, di andare in polemiche paradossali sull'ambito del cantierino veicola il virus oppure no, perché questo è francamente, per quanto ci riguarda, è irragionevole. Chiaro. Grazie Antonio Rodà per essere stato con noi e torni presto a trovarci in questa modalità in videochiamata. Grazie a voi. Grazie, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Grazie, buona giornata. Bentornati in diretta, riprendiamo ancora per una ventina di minuti la nostra diretta Sveglia Trieste, poi daremo lo spazio, come facciamo ogni mattina ormai, alla ginnastica, agli altri appuntamenti ormai fissi nel nostro palinsesto, nella nostra programmazione. Allora, volevo ancora leggere rapidamente il saluto che ci fa Gianni, lo ringraziamo, dice un saluto a Tele4 alla quale sono affezionato, purtroppo non riesco a comunicare già da parecchio tempo, però spero che un giorno ci riuscirò a contattarvi, lo speriamo anche noi Gianni, ci telefoni presto, lo speriamo, insomma in questi giorni siete in tanti che ci telefonate, chiaramente poi i telefoni vanno un po' in tilt. Allora, intanto diamo subito il buongiorno a Michele Piga, segretario generale della CGIL, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie per questo collegamento. Allora, il sindacato rimane sempre aperto, poi Piga le chiederò anche un'opinione insomma, su quello che sta succedendo con la riapertura di Fincantieri, ma volevo inizialmente concentrarmi sulla vostra attività che non è in quarantena, no? State continuando a lavorare, a fornire determinati servizi su più fronti. Sì, noi non ci siamo mai fermati, abbiamo dovuto naturalmente organizzarci per dare una risposta alle persone e per garantire la sicurezza alle persone stesse, ma naturalmente anche alle persone che lavorano all'interno del sindacato, anticipando anche in realtà delle misure che poi sono state prese a livello nazionale, quindi adottando soluzioni organizzative con il lavoro da casa per chi era possibile, lavorando per appuntamento, anche perché abbiamo un problema che molte persone ancora non dispongono degli strumenti necessari per poter lavorare tutto online, e a queste andava garantito assolutamente una tutela in questa fase molto particolare. Chiaro. Noi abbiamo articolato la nostra attività sostanzialmente sui due fronti, quello sanitario e quello sindacale e sociale. Nella prima fase noi abbiamo siglato, stiamo ancora raccogliendo i dati perché, come dire, è una mole di lavoro che è stata fatta enorme, con più di 500 accordi tra cassintegrazioni, fondi di integrazione salariale, casse in deroga, che hanno coinvolto e che coinvolgono circa 15.000, un po' di più, 15.000 lavoratori. E questo dà il segno un po' della situazione che le persone stanno vivendo. Certo. E poi tutte quelle attività di servizio che riguardano il sostegno al reddito, il tema anche, per esempio, abbiamo presidiato cercando delle soluzioni sugli anticipi delle casse integrazioni, e tutti quei servizi come la maternità, le leggi 104, insomma, cercando di garantire al massimo possibile i diritti delle persone. Dal punto di vista sanitario, che è, come dire, l'emergenza a cui va presidiata in maniera attenta per poter garantire anche la ripresa nei tempi e nei modi che poi verranno decisi. Da una parte il presidio sui temi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche prima della serrata, perché è evidente che i posti di lavoro, i grandi agglomerati, possono essere, come dire, un punto di contagio che determinano
la salute dei lavoratori, ma poi anche la salute in complessivo, più in generale, delle persone che ci vivono assieme, insomma della vita sociale, supportando con forza gli RLS, i rappresentanti lavoratori della sicurezza, intrecciando un rapporto forte con la prefettura, attivando tutte quelle sinergie possibili sul territorio per poter attuare i controlli e, come dire, dare un supporto alla costruzione di un sistema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche non solo, perché come possiamo immaginare i supermercati sono rimasti aperti, le banche sono rimaste aperte, gli uffici postali sono rimasti aperti, tutti temi molto delicati che hanno avuto la necessità di un forte presidio, sindacale. E poi c'è il tema, che il primo tema, che è la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori della sanità, a cui noi tutti quanti dobbiamo ringraziare e dobbiamo continuare a supportarli in questa fase, in una gestione, come dire, molto delicata, certo, del sistema sanitario. Questo è vero, insomma, quindi siete attivi davvero su più fronti, sempre aperti. Con quali modalità, Piga, le chiedo proprio per dare l'informazione, no, ai nostri telespettatori? Bisogna prendere appuntamento? Siete proprio aperti fisicamente con i vostri uffici? Spieghi un pochino come allora, fare per rivolgersi a voi. Allora, noi abbiamo articolato le nostre attività privilegiando il rapporto online. Chiaro. Questo è possibile per tutta una serie di servizi. C'è da dire che, come dicevo prima, un po' a causa anche del dato demografico della nostra città, ci sono molti anziani, che perché certo, è un dato positivo, e anzi hanno bisogno proprio, come dire, di una vicinanza da questo punto di vista. Verissimo. E naturalmente, per evitare che ci siano assembramenti al di fuori degli uffici sindacali, per quelle persone, per quelle situazioni che non era possibile, abbiamo lavorato su appuntamento, quindi diluendo e organizzando gli accessi e facendo poi un grande lavoro di back office per ridurre anche i tempi di contatto. Naturalmente ci sono situazioni diverse. Con i CAF si lavora in un modo, privilegiando molto, come dire, il lavoro a distanza, perché questa cosa sarà anche più possibile. Certo. Ci sono state delle situazioni che abbiamo cercato di risolvere nel patronato per quanto riguarda il rapporto con l'INPS, che è fatto anche, come dire, di parti burocratiche. Certo. E poi c'è una grandissima attività, devo dire, da parte dei nostri pensionati dello SPI, che ha dato un servizio telefonico di supporto sui tanti consigli, sui tanti dubbi che le cittadine e i cittadini avevano e che ci hanno fatto un po' ripensare anche, come dire, al nostro tipo di attività. Su tutti i temi di sostegno al reddito, quindi tutti i bonus che non sono di così semplice accesso. Abbiamo quindi cercato, privilegiando e sostenendo il distanziamento sociale, protezione, come dire, di tutte le fasce d'età nella nostra città, e ci siamo dovuti un po' reinventare. Ecco, diciamo che è stato un modo anche una sfida per innovare quello che solitamente è considerato come una struttura un po' vecchia, adottando soluzioni organizzative e utilizzando il sistema web per quanto era possibile. E poi il vecchio telefono, come dire, è quello che ha garantito forse in maniera più efficace il rapporto con le persone che avevano, certo, dei consigli, ma anche un supporto, devo dire, rispetto a delle solitudini che, infatti, ricordo, in questa città ci sono. Ci sono 50.000 nuclei monofamiliari, e anche questa condizione di isolamento ha determinato, come dire, delle situazioni pesanti, ecco, da un punto di vista individuale delle persone sole che vivevano. E anche a questo, insomma, in qualche modo pensate voi. Avete anche in programma alcuni interventi proprio specifici per i prossimi giorni che volete magari anticipare, o magari ne riparleremo? No, ma sì. È chiaro che noi con questi interventi vogliamo sostanzialmente cercare di dare delle risposte sulle domande più attuali che riceviamo. Devo dire che da un punto di vista statistico il lavoro che abbiamo fatto ci consegna,
come dire, anche dei punti di maggiore richiesta, e quindi cercheremo di dare anche delle risposte collettive. Ci sarà, come dire, ci sarà un intervento del sindacato dei pensionati e di tutti i servizi a supporto che verranno dati. Daremo anche naturalmente le mail, i numeri di telefono a cui le persone si possono rivolgere per le domande più specifiche, che immagino per i tempi televisivi non è che potremo dare una risposta a tutti, ma noi saremo come dire, sempre disponibili. C'è il tema ci sono i temi relativi al patronato, alle tutele del patronato e a quelle fiscali di sostegno al reddito, quindi il CAF, tutte le grandi domande ci sono sulla campagna fiscale. Voglio rasserenare le persone che siamo organizzati per dare una risposta sempre in questi termini, come dire, a tutte le persone, perché, come dire, ci sono delle cogenze che noi garantiremo, e una giornata la dedicheremo al tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Perfetto, ci sono, noi siamo presenti in questa città in maniera molto radicata sui luoghi di lavoro, ci sono dei posti in cui non ci siamo, un po' per dimensione di impresa. A questi lavoratori noi vogliamo dare come dire, le informazioni necessarie perché il tema della salute sia preservata anche per loro. Quindi cercheremo di mettere assieme tutte le esigenze sociali che emergeranno, perché noi ci troveremo di fronte a una situazione critica da questo punto di vista, anche dal punto di vista occupazionale, per i dati che davo prima, e naturalmente un supporto da un punto di vista informativo e anche dell'intervento che noi faremo, grazie anche agli accordi che stiamo concludendo, grazie anche al prefetto, per dare una tutela complessiva sia sul posto di lavoro sia a casa, in base a tutte le domande che emergono in una situazione che è davvero straordinaria. Chiarissimo. Visto che ha citato appunto il problema grosso della sicurezza sul lavoro, ha visto ieri ha riaperto ad esempio Fincantieri, non è proprio sul territorio di Trieste, però insomma è qua vicino e ci sono anche tanti triestini che lavorano naturalmente a Fincantieri. Che idea si è fatto insomma di questa ripartenza e qual è la posizione poi della CGIL in merito? Ma guardi, noi siamo... noi abbiamo fatto come dire, un ragionamento che parte dal bene primario, che è la salute delle persone. Sì. E per garantire la salute delle persone abbiamo bisogno di un'analisi certa rispetto ai dati epidemiologici sulla città e sulla tenuta del sistema sanitario. Da questo punto di vista noi abbiamo avviato un serrato confronto a livello istituzionale, come dicevo prima, con il prefetto, e abbiamo chiesto, come dire, un confronto serrato con il direttore generale della SUGI. Da questo punto di vista io devo dire che il confronto si è rallentato. Cioè, in realtà noi abbiamo chiesto dei dati, capire cosa sta accadendo, perché le notizie a mezzo stampa che stanno uscendo e le notizie che noi abbiamo dagli operatori sanitari non ci danno, come dire, non ci possono far dare un giudizio positivo. Per questo noi sollecitiamo che ci venga spiegato cosa sta accadendo. Io credo che a tutti sia chiaro che nel momento in cui arriva una nave in città per sostituirsi a strutture civili, sì, un punto di domanda, se non altro, qualcuno si mette. Chiaro. E quindi il tema della ripresa è legato certamente ai dati epidemiologici. Io ricordo che le notizie di oggi ci collocano, come dire, in uno dei territori in cui il contagio zero arriverà più avanti. Più avanti, intorno al 19 maggio, sì, la notizia. Allora, è dal tema, è dal tema della tenuta del sistema sanitario, perché immagino che da un punto di vista scientifico si sia previsto che il riattivarsi delle relazioni sociali, del lavoro, comporterà un ritorno del contagio. Ma naturalmente tutto questo deve essere previsto rispetto alla tenuta del servizio sanitario. Quello che crediamo noi e che abbiamo auspicato e sollecitiamo in maniera forte, che al di là delle scelte che verranno prese, come dire, a livello centrale a Roma sulle riaperture, ci debba essere un grande ragionamento collegiale all'interno del sistema territorio, e quindi il prefetto, il comune, le associazioni datoriali, le associazioni sindacali e l'azienda sanitaria. Io credo che le fughe in avanti non servano a nessuno, e non si può dire o mostrare lo spauracchio, come dire, del disastro economico se si posticipa di una settimana per poterne discutere.
Io credo che questa è la discussione che noi abbiamo proposto. C'è una discorsività abbastanza accesa in Fincantieri. Sì. Perché anche sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, delle mascherine, bisogna fare un ragionamento serio. Quelle che vanno utilizzate, dove vanno utilizzate, noi abbiamo semplicemente detto che in questa fase il lavoro da casa è quello che protegge maggiormente le lavoratrici e i lavoratori, e non ci vuole uno scienziato per poter comprendere questa cosa. E poi c'è il tema del vivere sociale, cioè noi dobbiamo lavorare tutti per poter liberarci il prima possibile da casa in sicurezza. Questo significa che vita sociale e vita lavorativa devono andare di pari passo, tenendo conto del bene primario che abbiamo e che è il servizio sanitario, e che, ricordo a tutti, non è legato solo a intervenire in emergenza, ma a mettere, a dare i servizi preventivi rispetto alla salute, il lavoro ambulatoriale e quant'altro. Ecco, noi facciamo un ragionamento articolato, sì, ma è una situazione complessa che richiede un'attenzione particolare. Lo dico perché, vede, io sono un po' preoccupato. La tenuta solidaristica è forte, generazionale, sì. E sulle situazioni fragili ha tenuto. Io temo che con lo spauracchio della crisi economica si sottovaluti queste complessità. Noi dobbiamo pensare ai beni preziosi che abbiamo e che compongono la società, che sono gli anziani e la memoria di cose che ci portano dentro. Pensare di ghettizzare o di non fare un ragionamento inclusivo, con tutte le attenzioni del caso, io credo è un errore che noi non ci possiamo permettere e commettere. Certo, ci sono i temi qualcosa del che lavoro, sta preoccupando tantissimo questo dibattito, appunto, i nostri anziani. Lo sentiamo tutti i giorni anche qui a Sveglia Trieste, è una questione che li preoccupa in modo particolare. Insomma, io mi sento dire, se lo diciamo che sono nostri davvero, perché sono, certo, un bene prezioso che abbiamo. Altro, e siccome io sento dalle tante persone che questo è davvero un bene prezioso, per le tante preoccupazioni che ci sono, e anche giustamente, credo che questo territorio e le istituzioni debbano lavorare in questo senso. Quindi non una fuga in avanti, e sicuramente un'accelerazione del confronto da tutti i punti di vista, quello sociale, quello di poter garantire le libertà e di poter di nuovo uscire da casa in assoluta sicurezza. Guarda, io le faccio un esempio. Sì. Abbiamo tanto parlato della sicurezza dei lavoratori, della sanità, però parliamoci chiaro, noi dobbiamo pensare che dovremo convivere in questa situazione per parecchio tempo. Noi dobbiamo adottare dei sistemi che garantiscano di poter girare le persone in sicurezza. Sappiamo perfettamente cosa accade di fronte alle banche, di fronte alle poste, di fronte ai supermercati, ma io credo che, per esempio, un forte intervento di prevenzione, sicuramente di non repressione, che non serve a nessuno, da parte dei nostri vigili urbani, di poter controllare che tutto avvenga in maniera serena, voglio dire, le persone escono di casa più tranquille, certo, sanno che c'è qualcuno che presidia, e chi ha degli atteggiamenti non consoni rispetto a questa sicurezza e al preservare, appunto, tutte le fragilità, che non sono solo gli anziani, per carità, si possa vivere e tornare serenamente a una vita più tranquilla e civile possibile. Le persone hanno bisogno di uscire ed è bene garantire che questo possa accadere. Capito. Allora, io ringrazio molto Michele Piga per essere stato con noi questa mattina. Lo invito a tornare a trovarci presto in questa modalità, anche perché ci sono tante richieste da parte dei nostri telespettatori che adesso non facciamo purtroppo in tempo a smaltire. In qualche modo dobbiamo concludere qui, quindi la ringraziamo e torni a trovarci presto, proprio per dialogare magari anche con i nostri telespettatori qui a Sveglia Trieste. Grazie, disponibili a tutte le risposte, e insomma anche nelle prossime volte magari daremo anche qualche indicazione di dei recapiti, in modo che le persone possano continuare a fare le domande. Noi siamo qui per questo. Perfetto, grazie Michele Piga, e noi ci fermiamo. Spazio alla ginnastica, spazio a tutto il resto della programmazione di Tele4 che voi già tanto apprezzate, e poi torniamo con la nostra edizione straordinaria alle 12.30 circa. Quindi grazie a tutti e buona mattinata.